so che in ogni tempo, o forse in un momento, tuo spirito, Signore, invade e cambia il cuore. Alfa e Omega, principio e fine. Nostro Salvatore, Signore dell'universo, tu ci vuoi imbiancati. Sei morto per questo. Sei morto perché noi avessimo la vita. Santo, Deus, Tibla, I can't control your destiny. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così ho corso forte per la via. Die Gleichen Freude des Christus. Tonto Freude des Christus. Santo, 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 Santo. Cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Vogliamo alzare il nostro viso, le nostre braccia. Arrendiamoci al Signore, il Signore della vita. Restiamo in questa posizione di arresa. Arrendiamoci. Signore, ci arrendiamo a te. Non vogliamo più scalcitare, non vogliamo più, Signore, vivere nella menzogna, vivere nell'errore. Imbiancaci, Signore, purificaci. Noi siamo i figliol prodigi. E siamo certi che tu ci aspettavi questa sera. Eri qui ad attenderci. Maestro buono, dai che te sentesti, ore rebrehoises. Lasciai un giorno il mio pastore, e tanti sogni da comprare. C'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto. Signore, perdona. A mani vuote. Perdonami. Perdona i miei falli e i miei peccati. E a mia volta ti chiedo di perdonare tutti coloro che mi hanno ferito. Io, Signore, perdono anch'io. E benedico tutti coloro che hanno contribuito alle mie ferite, facciamoci passare davanti alla mente adesso tutti coloro che ci hanno ferito,
a partire da nostra madre, nostro padre, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i datori di lavoro, il nonno, la nonna, la zia, l'insegnante, i compagni di scuola. E una volta perdonati, chiediamo ancora al Signore il perdono. Il Signore ama i perdenti, ama coloro che sono convinti di essere peccatori. Se tu sei convinto di essere un peccatore, il Signore ti ama. Il Signore è venuto per te, il Signore è venuto per me. Il Signore è venuto per coloro che sono messi a parte. È venuto per i disgraziati, è venuto per tutti coloro che si sentono una nullità. Il Signore è venuto per tutti i malati. E se tu ti senti malato, sia nell'anima che nel corpo, il Signore ha detto che è venuto per te. Tuldeb, santo, 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 santo. Holde de Sainz, de Suisse, de questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca adesso ci sei tu, se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu? Alleluia, gloria, 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 gloria al Signore. Doise le refaense squises, alleluia, gloria, 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 diamo gloria al Signore, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Grazie Gesù. Grazie per la tua presenza. Grazie per il tuo amore. Hollele, Santos. E apriamo la parola di Dio in Deuteronomio, capitolo 28. Quando più la leggiamo, la parola di Dio, più ci innamoriamo, più quello che dice ci affascina, ci sconvolge, più la parola di Dio ci purifica. Sapete che la parola di Dio ci purifica. Quando più la leggiamo, più ci pulisce. E questa, sapete, non è carta. Questa è Spirito Santo. Gloria al Signore. Cominciamo il versetto 1 del Deuteronomio. Io spero che
innamorate anche voi sempre di più della parola, perché è da qui che noi ne traiamo la vita. Allora, il Deuteronomio inizia così: se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame. Chi non ha la Bibbia, ascolti bene, i parti delle tue vacche e le gregge delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via. Sentite che cosa straordinaria. Usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per sette vie. L'Eterno ordinerà la benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. E ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Andiamo un po' avanti, saltiamo qualche verso. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di bene nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. E ancora il versetto 13, l'Eterno ti farà essere la testa e non la coda. E sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e tu li metta in pratica. Così non devierai né a destra e né a sinistra da alcune delle parole che oggi vi comando, per servire altri dei, per servirli. Per seguire altri dei e per servirli. E ancora il versetto 15. Ma se tu non ubbidisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura tutti i comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Sarai maledetto quando entri e maledetto quando esci. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione, la disapprovazione e ogni cosa a cui metterai mano e che farai finché tu sia distrutto e tu perisca. Perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. L'Eterno farà sì che il paese si attacchi a te, la peste si attacchi a te finché ti abbia consumato nel paese che stai per entrare ad occupare. L'Eterno ti colpirà con la consumazione, con la febbre, con l'infiammazione, con il caldo bruciante, con la spada, con il carbonio, con la ruggine, che ti perseguiteranno fino alla tua distruzione. Il resto ve lo andrete a leggere, a casa. Noi ci fermiamo qua. Allora, gloria al Signore. Diamo un gloria al Signore. Questa è parola di Dio. Questa è parola di Dio. Allora, abbiamo visto che ci sono descritte dettagliatamente tutte le benedizioni, ma ci sono anche scritte le maledizioni. Che cosa significa benedizione? Che cosa significa maledizione? La benedizione è ricevere il bene, maledizione è ricevere il male. Ora, il Signore, nella sua parola, dice: se tu ubbidisci diligentemente alla voce del tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, io ti benedirò. Ha detto però: se tu ubbidisci diligentemente, cioè con attenzione, non distrattamente, con esattezza, con premura.
Io ci aggiungerei anche con desiderio, perché quando il Signore ci parla, e per noi è un onore che il Signore possa rivolgerci la parola, eh? Magari il Signore ci parlasse di più, ma Lui ha detto che tu devi seguire i Suoi comandamenti. E vi assicuro che è una cosa straordinaria e meravigliosa quando il Signore ci parla. A volte succede che noi non sappiamo che strada prendere, che decisione prendere. Non sappiamo se andare a destra o a sinistra. E allora, quando arriva il Signore e ti dice: non percorrere quella strada, percorri quell'altra strada. Non agire in questo modo, ma agisci in quest'altro modo. Tu ti senti in pace, perché sai qual è la volontà di Dio. Ed è veramente straordinario. Vi ricordate di Abramo? Abramo, quando Sarai gli dice: caccia via la tua serva, cacciala, caccia la tua serva e caccia tuo figlio Ismaele. Abramo quanti figli aveva avuto? 2 figli, Ismaele e Isacco. Isacco lo aveva avuto con Sarai, sua moglie legittima, mentre Ismaele l'aveva avuto con la serva. E Sarai si accorse un giorno che Ismaele trattava male Isacco. Dispiaciuta, rattristata, disse ad Abramo: caccia via la tua serva e caccia via Ismaele. Potete immaginare il Signore, ad Abramo, che cosa aveva nel suo cuore. Tutto un subbuglio. Era in conflitto con se stesso, non voleva far dispiacere Sarai, ma non voleva neanche cacciare suo figlio Ismaele. A questo punto arriva il Signore e gli dice: ascolta tua moglie Sarai. Ascoltala e caccia via la tua serva e tuo figlio Ismaele, perché egli sarà di intralcio sulla strada di Isacco, che era il figlio della promessa. Intanto non temere, perché io benedirò Isacco, ma benedirò anche Ismaele. Che cosa sarà successo nel cuore di Abramo? Egli si sentiva in pace. Sapeva qual era la volontà di Dio. Sapeva che se Dio gli aveva dato un consiglio, era quello giusto per il bene di tutti. E così quando Dio ci dà un consiglio, ce lo dà per il nostro bene, perché Lui vuole che noi viviamo, vuole che noi siamo felici, vuole darci la vita. Abbiamo visto benedizione e maledizione. Il Signore dice: io benedirò a chi segue i miei comandamenti. E il Salmo 1 dice: l'uomo benedetto sarà come un albero piantato lungo i rivi dell'acqua. Come sarà quest'albero? Un albero rigoglioso, un albero fruttifero. E il Signore ai primi uomini dice, benedicendoli: siate fruttiferi. E ancora nel Salmo 1 noi leggiamo che gli uomini retti, gli uomini che amano il Signore, gli uomini giusti, gli uomini intelligenti, gli uomini che temono il Signore, sono lontani dal male, lontani dalle cattive compagnie. Sono lontani dal male e dalle cattive compagnie proprio perché sono delle persone intelligenti e temono il Signore. Il principio della sapienza, sapete qual è? Il principio della sapienza o della intelligenza è avere il timore di Dio. Gloria al Signore. E il Salmo 1 dice: non camminare nel consiglio degli empi, non sostare in compagnia dei peccatori e non sederti in compagnia degli schernitori. Stai lontano e dalle cattive compagnie. E fa una distinzione di questi che sono malvagi, di quelli che potrebbero essere cattive compagnie: gli empi, peccatori e schernitori.
Quanti figli di mamma si sono perduti perché si sono accompagnati a cattive compagnie? Sono stati indotti a rubare, sono stati indotti a prostituirsi, a che altro? A volte a uccidere anche, a drogarsi, perché non sono stati lontani dalle cattive compagnie. Magari queste persone non erano malvagie, però sono stati spinti, a volte costretti a fare delle cose cattive. L'uomo non è malvagio, sapete, quando è piccolo. Vediamo che i piccoli fanciulli sono innocenti. Per questo il Signore dice, dà un consiglio, siate come piccoli fanciulli, perché se non diventate come loro non potete vedere il regno dei cieli. E poi dice ancora, lasciate che i bimbi vengano a me, perché di essi è fatto il regno dei cieli. Gloria al Signore. Possiamo arrivarci ad essere innocenti come i bambini. Sapete quando? Quando conosciamo Gesù, quando noi facciamo la sua volontà. E allora sì che noi possiamo assomigliare ai piccoli fanciulli. Adamo non fu creato malvagio, sapete. Adamo parte con una fedina penale pulita. Quando lo crea, Adamo era integro ed era santo. E perché era integro ed era santo, era felice, perché la felicità, la gioia, dipende dalla rettitudine e dalla santità. E Adamo, il povero Adamo, era felice finché la moglie non lo indusse a peccare. A un certo punto arriva Eva, sedotta dal diavolo, a sua volta seduce Adamo. E per Adamo incominciano i guai. Vi ricordate? E che cosa successe ad Adamo? La prima cosa che successe è che lui incominciò ad aver paura, le sue emozioni erano diventate sbagliate. Adamo, di fronte al Signore, ha paura, quindi ha una reazione, diciamo, un sentimento sbagliato. E più tardi noi vediamo nella Genesi, se voi aprite la Bibbia, nella Genesi 3, 4, 6, noi andiamo a leggere che quando gli uomini si moltiplicarono sulla faccia della terra, che cosa successe? Che questi uomini, la parola dice figli di Dio, videro che le figlie degli uomini erano belle e le presero tutte per moglie. Ora, da questi matrimoni misti, che cosa saltò fuori? Che i figli che ne vennero fuori non furono affatto dei santi. La distinzione, cioè quando la parola dice i figli di Dio e i figli degli uomini, vuole dire coloro che amano Dio, vuole dire i santi e quelli che non lo amano. In questi matrimoni misti vennero fuori tutti uomini malvagi. Non vennero fuori dei santi. Vediamo il versetto 3. E l'Eterno disse allora, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120. Or l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Il Signore guardò sulla terra e che cosa vide? Che la malvagità degli uomini era grande, che tutti i disegni del loro cuore erano malvagi. E allora riduce gli anni degli uomini a 120. Qualcuno dirà, ma perché prima quanto vivevano? Tanto. Adamo visse 930 anni, Set visse 912 anni, Noè visse 950 anni, Madusalemme visse 969 anni. Ma poi il Signore vide i cuori malvagi degli uomini e ridusse i loro giorni fino a 120. Gloria al Signore. In Efesini 4, 17, 18, noi, la parola di Dio dice che non vi accompagnate ai pagani, non vi accompagnate
ai peccatori, non indurite il vostro cuore. Non indurite il vostro cuore. Sono tutti sforzi che dobbiamo fare per essere benedetti. Amen. Gloria al Signore. Diamo un gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Dunque, abbiamo detto che gli uomini sono spinti a peccare. Molti uomini sono indotti a peccare. Però ci sono tanti altri uomini che non sono spinti a peccare e che spontaneamente decidono di ignorare Dio, decidono di star lontani, di non pregare, di non lodare, di non rispettare i doveri verso Dio, di non rispettare i comandamenti di Dio. E questi sono gli uomini, gli empi. Però ci sono anche, comunque, o che l'uomo sia indotto o che non sia indotto a peccare, alla fine poi è sempre l'uomo che decide di peccare con la sua volontà. Aziona la sua volontà, cioè anche se dovesse essere costretto con la pistola, poi alla fine quest'uomo ha una volontà libera di dire sì, voglio peccare o non voglio peccare. Perché Dio l'ha lasciato libero, gli ha lasciato il libero arbitrio. Gli ha lasciato la libertà perché Dio ci ama e ci ha lasciato la libertà, la volontà, nessuno ce la può toccare, nessuno. E quindi infine, alla fine, noi siamo sempre noi a decidere di peccare. E quando più pecchi, i peccati sono come le ciliegie, tirano l'altro peccato. E quando più pecchi, più il tuo cuore si indurisce. E quando più il cuore si indurisce, più il tuo cuore incallito. Non riesce più ad essere sensibile. E allora l'uomo passa dalla fase di impietà alla fase di peccatore. Che cosa significa? L'empio è colui che abbiamo detto che ignora Dio. Il peccatore è quello che si ribella a Dio. E pecca oggi e pecca domani, egli passa alla fase di schernitore. Abbiamo detto che il Salmo dice, fa questa distinzione tra empi, peccatori e schernitore. Lo schernitore è colui che è crudele, che è malvagio, irreligioso, senza nessuna pietà. Allora il Signore maledice. Il Signore maledice. Ma andiamo a prendere il Deuteronomio di nuovo. Prendiamo un attimo il Deuteronomio. Notiamo che sono elencati prima le benedizioni. È così o no? E poi sono elencate le maledizioni. Questo perché Dio vuole mostrare che Egli è misericordioso ed è ricco di bontà e vuole farci il bene. Dio ci ama e vuole che noi siamo felici e ha dato suo figlio sulla croce perché noi fossimo salvati. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gloria, gloria al Signore. Grazie. Gloria al Signore.